Proseguono le consultazioni in Egitto. Sono le prime legislative del dopo Mubarak. Si vota per un terzo dei governatorati del paese con un sistema complesso. Le legislative dureranno 4 mesi interessando 3 diverse zone geografiche. Da fine gennaio a marzo si voterà per la Shura, la Camera Alta Consultiva, mentre a giugno sono previste le presidenziali in cui il potere militare attualmente contestato ha promesso di cedere il controllo del paese alle autorità civili. Bagat El Nadi, politologo e scrittore francese d'origine egiziana, è convinto che le elezioni siano una strategia di distrazione da parte dell'esercito. Le richieste dei rivoluzionari, spiega, sono giustificate. Bisogna cominciare a trasferire il potere dal consiglio militare al potere civile. La campagna elettorale è stata eclissata da un'escalation delle contestazioni contro i militari che governano il paese. Negli ultimi giorni la repressione avrebbe fatto 42 morti.